Bene, la nuova serie TV su Loki è giunta, quindi scopriamo qualcosa di più sul dio dell'inganno. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi, come anticipato, parliamo di Loki, il dio dell'inganno. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Vediamo un po' chi è Loki. Ovviamente è conosciuto come il dio dell'inganno. Ma di chi è figlio? Da dove ha origine? Vediamo un po' di scoprire qualcosa di più. Loki è il figlio del gigante Farbauti e della dea Lafi. E quindi non ha nulla a che vedere con ciò che la Marvel ci ha fatto passare in convento. Ma io mi domando e dico, se il padre di Loki si chiama Farbauti, perché l'hai dovuto chiamare Lafi? Non ha senso. Vabbè, dettagli a parte. E una cosa interessante riguardo Loki è che è associato all'elemento fuoco. Questo perché il nome Farbauti significa fulmine, se non ricordo male, e il nome Lafi significa foglia, e quindi l'unione tra fulmine e foglia generano il fuoco. E quando l'ho scoperto mi ha fatto molto piacere perché era molto poetico e carino. Ma comunque, tornando a noi, essendo figlio di due mondi a duplice natura, il dio del caos legato alla sua discendenza Jotun, gigante, quindi portatori di caos appunto e di disordine, ma anche il dio dell'intelligenza, dell'astuzia, legato alla sua discendenza Aesir, tramite la madre Lafi. Infatti era così tanto intelligente e astuto che gli dei stessi solevano chiedere il suo aiuto per risolvere i loro problemi. Non a caso nell'Edda vediamo molti episodi che lo ritraggono mentre intraprende molti viaggi assieme anche a Thor, perché i due solevano fare molte avventure insieme, perché a quanto pare Thor si trovava bene con il dio dell'inganno, pur di risolvere i dilemmi e i casini degli dei asgardiani. Molto interessante, eh? E com'è che ha fatto entrare nelle grazie degli Aesir quando non fa altro che fargli dispetti? Beh, semplicemente perché Odino, la prima volta che ha incontrato Loki, è rimasto subito affascinato dalla sua mente brillante e dalla sua intelligenza da accoglierlo ad Asgard, tant'è che si dice anche che i due siano diventati anche fratelli di sangue. Ed è anche molto interessante notare che comunque Loki è una figura molto importante perché rappresenta l'equilibrio del cosmo legato al suo portare il caos, perché si sa che dove c'è luce c'è anche ombra. E quindi dove ci sono gli Aesir che portano l'ordine, ci deve essere pur qualcuno che porta il caos per mantenere tutto in equilibrio. Ma nonostante in letteratura fosse molto rappresentato come traditore, perché comunque giocava molti tiri mancini agli dei asgardiani per via della sua natura d'inganno, nel folklore era considerato come un dio benevolo e protettore dell'umanità, degli uomini. Quindi è molto interessante e ci fa proprio notare la sua duplice natura, la sua ambiguità. Inoltre Loki ha anche capacità trasformiste, e a sottolineare ancora di più questa sua natura ambigua è il fatto che soleva prendere sembianze anche femminili e a generare lui stesso dei figli. Il più noto è il cavallo Sleipnir a 8 zampe di Odino, ma anche addirittura la dea Hel degli inferi. E alcuni sospettano che il dio Loki non avesse alcun genere, il suo genere fosse indistinto, quindi non era né uomo né donna, per questa sua particolarità di poter generare lui stesso dei figli. E fra tutte le malefatte di Loki, quella più rilevante e diciamo grave
è la morte di Baldur. Infatti è stato Loki stesso a convincere il dio cieco Hodur, figlio di Odino, a scagliare contro Baldur un ramoscello di vischio che era il suo principale punto debole e che gli ha causato la morte. Ed è stato Loki stesso a impedire che Baldur potesse resuscitare, rifiutandosi di piangere la sua morte, così come aveva chiesto in cambio la dea Hel. Loki era sposato con la dea Sigyn, che è la dea principalmente associata alla fedeltà, perché era molto fedele al marito Loki, nonostante i molti tradimenti e nonostante lui non fosse un santo d'uomo. E i due sono soliti essere rappresentati nel supplizio di Loki, dove vediamo Loki imprigionato in una caverna e Sigyn che cerca di salvarlo raccogliendo le gocce d'acqua che altrimenti gli cadrebbero in continuazione sul capo. E alla lunga puoi immaginare cosa può creargli in testa. E Loki, essendo il dio del caos, è colui che porta il Ragnarok alla fine degli dei. È colui che guida i rivoltosi Jotun e gli Inferi contro gli dei asgardiani. Ma anche lui nel Ragnarok muore per mano di Heimdall, i due si uccidono a vicenda. E questa è la fine che fa il dio degli inganni. E con Loki è tutto. Ovviamente questa era una infarinatura, una presentazione a quanto generale riguardo al dio, che devo dire che è molto molto interessante e affascinante. Se ti va di saperne qualcosa di più, magari potrei cercare di fare un approfondimento molto più dettagliato, quindi fammelo sapere nei commenti sotto. Spero che il video ti sia stato chiaro e ti sia piaciuto. In caso non ti è chiaro qualcosa o vuoi aggiungere qualcosa tu stesso, lascia un commento sotto che io sono molto felice di aiutarti se posso e ovviamente sono molto onorata di leggerti se vorrai aggiungere qualcosa in merito. E ringrazio tanto a te che sei arrivato fin qui ad aver visto fin qui il video, ti ringrazio tanto per il tuo supporto, se vuoi condividere il video, se vuoi iscriverti, lasciare un like o un commento, ti ringrazio tantissimo per il supporto e ti abbraccio forte forte forte. E ovviamente ringrazio tutti i nuovi iscritti, benvenuti in Merlin nel clan, vi accolgo a braccia aperte e se vi va... E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica e folle giornata. Ciao Mellon!